Ciao a tutti! Vediamo come realizzare un finto legno chiaro stile shabby. Ci serviranno delle paste sintetiche Fimo Sahara numero 70, Fimo Chocolat numero 75 e Fimo Nero numero 9. Queste ultime due in piccolissima parte. Useremo la macchina stendipasta regolata al minimo e ci passeremo una volta sola il nero e il marrone. Uniremo quindi una più grossa parte di color beige Sahara, spezzetteremo un po' in modo che i tre colori siano ben distribuiti, dopodiché passeremo della macchina stendipasta due o tre volte, sempre regolata al minimo. Useremo la parte con sfumatura più scura ed andremo ad unirla, nel senso della lunghezza, al panetto beige che avremo allungato a cilindro. Cominceremo a schiacciare i due pezzi assieme allungandoli. E andremo a spezzare il bastoncino in più punti e più volte, accostando i pezzi ottenuti sempre nel senso della lunghezza, mantenendo quindi le striature di colore nel senso longitudinale. Ripeteremo i movimenti finché vedremo le striature assottigliarsi. Andremo quindi a regolare la macchina stendipasta alla misura più grande che ci dà la sfoglia più spessa e passeremo nei rulli il panetto mantenendo le striature verticali. Potremmo passarlo due o tre volte ripiegandolo su se stesso o dividendo la striscia e sovrapponendo i pezzi. Il risultato sarà quello di un finto legno grigio beige con venature che ricorda tanto lo stile shabby. Ora si deciderà se lasciarlo liscio o se andare ad imprimere i solchi del legno. In quest'ultimo caso si potrà utilizzare la lama di un coltello girata al contrario in questo modo. Questo pezzetto mi servirà per creare un portagioie e alcune targhette in miniatura per case di bambole, come vedrete nei prossimi tutorial. Vi saluto, buon lavoro e buon divertimento! Ciao ciao!